Buongiorno a tutti, benvenuti nel canale. Io sono Simone, in arte Mr. Moz, e questo in realtà è il mio primo video ufficiale. E quindi cominciamo levandoci una gatta da pelare, che un testimone che mi è stato passato dal mio carissimo amico Andrei. Tutto questo dopo la sigla. Eccoci qui. Allora, come vi dicevo, sono stato taggato da Andrei e Vanessa di Ti racconto un profumo. Vanessa, prima o poi ci conosceremo anche di persona. Ah, dai, sa che finisca sto Covid. Comunque, trattasi del famosissimo tag video, ormai vedo nella community di profumi, ideato da Amy's World of Fragrance, dove in sostanza si tiene a rispondere a 12 domande, quante sono? Sì, 12 domande, ovviamente riguardante il mondo dei profumi. Io direi di partire direttamente con la prima. Allora, perché usi le fragranze? Stimola l'umore, l'abitudine, complimenti o qualsiasi altra ragione? Allora, per dove sono arrivato ad oggi nel mio percorso olfattivo, il mio approccio con la profumeria, per me le fragranze e i profumi sono arte. Devono assolutamente soddisfare il mio piacere personale, devono trasmettermi sensazioni, devono trasmettermi emozioni, devono suscitarmi emozioni, devono raccontarmi un viaggio o un'esperienza, o dipingere anche un'immagine. I complimenti fanno sempre piacere, è inutile negarlo, non sono comunque quello che ricerco. Seconda domanda: quando e dove applichi il profumo? Dipende dalla tipologia di profumo. Diciamo che io posso variare da 1 a 7 spruzzi a seconda della fragranza e della performance. Io conosco molto bene i miei profumi, quindi mi so tarare discretamente bene. Ogni tanto esagero. Diciamo che è difficile che applichi poco profumo, non passo inosservato. Terza domanda: quanti profumi usi al giorno? Allora, generalmente 2. Uno lo applico la mattina prima di andare a lavoro, quindi alle 7:15 circa, 7:30 della mattina. E a volte lo riapplico anche nel corso della giornata. Il secondo è la sera dopo che mi sono docciato. Prima o dopo cena, dipende. Solitamente dopo cena, perché non voglio andare a mangiare a cena con un profumo appena spruzzato addosso. Comunque, solitamente mi limito a 2, salvo rare occasioni. Quarta domanda: ti piacciono altri prodotti profumati? E qui sono controtendenza. Allora, a parte qualche tipologia di candele profumate, io veramente trovo inutile e deleterio al giorno d'oggi che ogni prodotto sia profumato. Ma con ogni prodotto non intendo solo prodotti di cosmesi, di cura personale o profumi. Qualsiasi prodotto, anche il pad del mouse, anche gli interni dell'auto. Io detesto tutti i tipi di profumi al di fuori dei profumi, delle fragranze. Perché la maggior parte delle volte risultano abbastanza cheap, no? Di qualità scadente e poco strutturati. Io, se potessi, io utilizzo prodotti per skincare, detergenti, prodotti per la pulizia anche dell'ambiente, insomma del pavimento, dei mobili, e se posso cerco sempre di prenderli con profumazione neutra. Quinta domanda: quale fragranza nella tua collezione rappresenta meglio il tuo gusto personale e le tue estetiche attuali? Allora, ce l'ho qua perché nelle mie preferite ve la prendo, ed è Io One di Ensa Rude.
questa io l'ho definita Perfumerie Aziz Best, ovvero veramente la profumeria che ha raggiunto l'apice per me, e racchiude tutto quello che amo. Rosa, l'Oriente in generale, quindi la rosa, tanto oud, tante note animali, perché la componente marcata di muschio di cervo si sente perfettamente, si sente molto il castoreum, si sente lo zibetto, si sente l'ambra grigia. Io ogni volta che lo annuso o lo metto resto basito, veramente. È un profumo capace di commuovere. Allora, sesta domanda. Una fragranza che ami ma che non indossi spesso, e perché? Allora, io indosso tutte le fragranze che amo, e quando non indosso significa ovviamente che non le amo. Ecco, non mi faccio condizionare dalle opinioni di terzi. A me interessa relativamente che una persona, un collega piuttosto che un familiare, apprezzi o meno un profumo che indosso. L'importante è quello che io provo e penso. Settima domanda. Dividi le fragranze per maschile, femminile, stagionale, di base o per qualsiasi altra categoria? No. Sono mentalmente catalogate per tipologia olfattiva o utilizzo anche. Io le divido per utilizzo, ma non le divido fisicamente in alcuna maniera, anche perché conosco le mie fragranze a mena dito e so dove andare a prendere quello che cerco, no? Ottava domanda. Come acquisti in genere le fragranze? Samples, recensioni, acquisto alla cieca, acquisto samples in negozi? Allora, quasi sempre prendo prima i discovery, i sample, poi acquisto. A volte vado di blind buy, di acquisto alla cieca, perché è necessario, in quanto alcuni brand che io adoro non forniscono servizio di sample. Acquisto in negozio fisico quando posso, sì, purtroppo per i miei tipi, per la mia tipologia di gusti, mi risulta quasi sempre impossibile, perché in Italia non si trovano i brand che io normalmente acquisto. Nona domanda. Quale fragranza della tua collezione non è stata amore a prima vista e ti è servito del tempo per amarla? Allora, quando una fragranza entra nella mia collezione è perché è amore incondizionato. È un amore incondizionato che a volte può bastare uno spruzzo da un sample o da un decantino. A volte posso anche far passare due decant da 5 ml prima di comprendere che sia un profumo che mi possa piacere o meno. Ecco, lungi da me ogni tipologia di acquisto compulsivo. Non sono quel tipo di appassionato. Decima domanda. Come gestisci i fallimenti o le delusioni da una fragranza? Allora, qui in parte mi ricollego alla domanda precedente. Non ho mai ricevuto grosse delusioni o fallimenti per i medesimi motivi. Posso tuttavia a volte stancarmi di una profumazione dopo averla utilizzata per svariato tempo. Anche lì però il processo è molto ponderato. Allora, io ho bisogno di digerire la faccenda e impiego abbastanza tempo prima di realizzare effettivamente che una fragranza non rientra più nelle mie corde o non mi piace più. Stancato è molto difficile, ecco che mi abbia stancato. Undicesima. Fragranze nella tua lista desideri che non sei in grado di acquistare e perché? Sono moltissime. Moltissime. Il motivo è che vivere in Italia è deleterio dal punto di vista delle spedizioni. Molti brand indipendenti non spediscono in Italia e non lo fanno neanche i reseller ufficiali che hanno. Quindi purtroppo è così. Dodicesima domanda. Qual è la percentuale della tua collezione di nicchia, commerciale e di celebrità? È 100% nicchia, quasi interamente artigianale e quasi interamente non IFRA. Ho qualche rimasuglio di luxury qua e là,
parecchi attar, parecchi oli e questo è quanto. Ecco, vi ho rubato una decina di minuti del vostro tempo e il tag video, la mini intervista è finita, non mi resta che taggare a mia volta altre persone. E io invito a rispondere a questo questionario i miei grandissimi amici e compagni di merenda Gip Essenze e Fabrizio di De Cantancheros, che saluto. Ragazzi, aspetto il vostro video e ci vediamo alla prossima. Ciao.